Mi presento. Io mi chiamo Balù e sono un esperto di giochi fatti in casa di carta, in particolare di origami. Oggi, attraverso le mani della mia padrona, vi insegnerò questo bellissimo segnalibro. Innanzitutto, è molto importante rendere un foglio, un qualsiasi foglio rettangolare, renderlo quadrato. Per rendere quadrato un foglio si può utilizzare qualsiasi foglio di riciclo. Per questo tipo di lavoro che andremo a fare andrà bene qualsiasi colore, o anche se i lati non sono perfettamente tagliati, andrà bene comunque. Per ricavare un quadrato bisogna scegliere la larghezza, che va benissimo di qualsiasi misura, non troppo grande, e posizionare il lato di cui la misura ci piace dal lato opposto attraverso una diagonale. A questo punto abbiamo individuato dove finirà il lato del nostro quadrato e andiamo a fare una piega per individuare il quarto lato del nostro quadrato. Come vedete, ora si possono o tagliare con le forbici oppure strappare seguendo la linea. Ci si può aiutare posizionando qui un righello oppure con le dita, piano piano. Perfetto. Ora abbiamo ottenuto dal nostro foglio di riciclo un quadrato. Ora vi mostro come fare un segnalibro origami a forma di cuoricino. Serve un foglio di carta quadrato di qualsiasi dimensione, anche piccolino, e se ce l'avete una colla Pritt, ma non è essenziale, è solo per dare un tocco finale. Allora, iniziamo facendo i ripiegamenti classici. Si piega a metà da un lato e dall'altro. Poi si prende un lato e si porta questo lato al centro. Una volta eseguito questo, si gira e si ripiegano in questo modo. Facciamo combaciare l'angolo alla base del lato. A questo punto lo giriamo e creiamo le alette del nostro cuoricino. Facciamo la stessa cosa da questa parte. Prendiamo questo lato, lo mettiamo nella metà. Facciamo la stessa cosa da questa parte, in modo simmetrico. Ed ecco che abbiamo ottenuto il nostro segnalibro. Si infilerà così nella nostra pagina. Se avete la colla, ma appunto non è una cosa necessaria perché comunque il nostro segnalibro funziona lo stesso, si applica un po' di colla Pritt, vi inabilo bene tutto qua dietro per chiudere i lati. Se volete dedicare questo segnalibro a forma di cuore a qualcuno oppure scriverci una piccola dedica, vi consiglio di farlo proprio qua. Vi mostro ora come si utilizza.
Buona creazione e buona lettura. Vi è piaciuto il segnalibro? Spero proprio di sì. Alla prossima. Un bacione da Balù. Buongiorno ragazzi, come state? Guardate oggi cosa vi insegnerò. I coniglietti pasquali attraverso le mani della mia padroncina. Ecco qua i coniglietti pasquali di cui vi parlava Balù. Come vedete possono essere fatti con dei fogli di un solo colore o con dei fogli di recupero che siano stati utilizzati per scrivere appunti, per eseguire compiti di matematica come in questo caso. Ci va bene assolutamente tutto. L'importante è che sia quadrato. Ora andiamo a vedere passo passo come si andrà a fare. Quindi il nostro foglio è importante che sia quadrato. Nel video precedente abbiamo spiegato come ricavare da un foglio di una qualsiasi forma un foglio quadrato. Quindi se avete dei dubbi potete andare a rivedere quel video. Ora iniziamo con le pieghe base. Piegare a metà il foglio quadrato. Stessa cosa nell'altro senso. A questo punto pieghiamo un lato e lo portiamo al centro. Eseguiamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Molto spesso negli origami la cosa più importante, la cosa che più spesso accade è la simmetria, quella che bisogna ricercare. Ora portiamo un lato corto al centro. Molto importante passare più volte il dito sulla piegatura per renderla meglio. Ora giriamo il foglio, lasciando questa parte al di sotto. Pieghiamo la parte alta del nostro foglio a un triangolino, portando l'angolo alla metà del foglio. Eseguiamo la stessa operazione dell'altra parte. A questo punto andiamo a fare un'operazione un po' diversa. Ci vuole un po' di pazienza e un po' di precisione, ma vedrete che una volta capita sarà semplicissima. Inseriamo il dito all'interno del nostro foglio piegato e andiamo a piegare, seguendo le pieghe che abbiamo già fatto, il foglio in questo modo, da entrambi i lati. All'inizio il foglio vi resisterà, ma poco a poco prenderà la forma, come per magia, che abbiamo precedentemente tracciato. Ecco qua. Andiamo ad aiutarlo nella piegatura. Ottenuto questo, pieghiamo l'angolo basso, facciamo un piccolo triangolino e, seguendo la riga, pieghiamo da qua, dall'alto. Qui bisogna fare particolarmente pressione perché i fogli ormai si stanno sovrapponendo. A questo punto, con il triangolino che avevamo precedentemente ricavato, andiamo ad aprirlo, operazione simile a questa, e creiamo un altro angolo. Stessa cosa da questa parte, simmetria. Lo giro per comodità, ma fate come vi è più comodo, ovviamente.
Lo apriamo come prima. E andiamo a creare l'altro. Ora giriamo e vedremo che abbiamo la faccia del nostro coniglietto. Pieghiamo la nostra orecchietta. Ed eccoci qua. Io vi consiglio di fare gli occhietti con una penna o un pennarello, quello che preferite. Il nasino. Gli immancabili baffetti del nostro coniglietto. Ed ecco qua che abbiamo pronti i nostri coniglietti pasquali per passare una Pasqua tutti insieme e magari, chissà, rendere più gioiosa e più colorata la nostra tavola. Alla prossima! Spero che vi siano piaciuti i miei coniglietti, perché a me sono piaciuti davvero tanto. Alla prossima! Ora mi riposo un po'.